Mangita, mandolino, manpizza, oddio mio. Manubrio, ma perché manubrio? Allora, manga significa letteralmente, così almeno tagliamo La questa testa storia, fuori. è manga, quello è manga, quell'altro è manga, non si deve di manga. Allora, manga è una definizione divisa in due parti, man e ga, laddove ga significa immagine, ok? Ed suggerisce una scena o la performance di un'azione in uno spazio limitato, ok? Mentre man diciamo, un pochino più sottile come sfumatura, perché significa casuale, selvaggio, indiscriminato o capriccioso. Comunque, sostanzialmente, la parola manga, diciamo, normalmente significa immagine capricciosa. Questo è il termine iniziale. Perché è stato dato questo termine iniziale? Perché inizialmente i manga erano semplicemente delle... Tieni. Erano semplicemente delle strisce simpatiche di cose che facevano ridere, un po' come le Yonkoma, ok? Il manga nasce così. Inizialmente il manga non aveva la struttura a storia così come la conosciamo noi, no? Leggi il volumetto con tutta una storia disegnata. Non esisteva la storia disegnata. Il manga era semplicemente un corto, che ne so, una striscia, una yonkoma per far ridere, da inserire all'interno di una rivista che non c'entra niente con i manga, con il disegno, che ne so, una rivista di motori che ogni tanto ti faceva la paginetta con una yonkoma divertente di quattro vignettine disegnata. Questo è l'inizio del manga. Nel tempo il manga chiaramente ha cambiato forma, ha cambiato stile. Ed oggi abbiamo il manga attuale. Manga attualmente significa fumetto, quindi il manga è il fumetto dei giapponesi. Quindi dire manga o dire fumetto è la stessa identica cosa. Ragazzi, vi faccio vedere dei manga di Hokusai. Ok? All'epoca i manga erano questi. Speriamo che metta a fuoco. Sì. Sono degli schizzi, ragazzi. Cioè, Ma sì, capite infatti. voi quanta evoluzione c'è stata? Anche perché... Ah, beh, questo. No, dammelo, dammelo. Aspetta. Anche perché io adesso vi faccio vedere due manga. Vi faccio vedere due manga che sono completamente diversi, ma sempre manga sono, ok? Il primo manga lo conoscete tutti, Fairy Tail. Conoscete tutti. La tipologia è quella del disegno stile Oda, quindi stile One Piece, e questo è riconosciuto da tutti come un manga. Secondo manga, Children of the Sea, che se io vi faccio vedere già l'immagine di copertina, già non è molto simile ai manga come struttura, ma se vi faccio vedere dentro, proprio non ci azzecca niente con quello stile là. Non so se riuscite a No, sì, vederlo. ok, adesso si vede. Aspetta, ce ne sono altre che sono più stilizzate. È un disegno che non rispecchia i canoni classici del manga, che ne so, il mento a punta, la testa ovale, Ecco gli questo, occhi. ragazzi, cioè, questo è molto più simile a un disegno occidentale. Esatto. Però questo qui è un manga. Anzi, questo è un manga pure famoso e conosciuto che purtroppo qui in Italia non ha fatto un grande successo. Io non vedo l'ora che esce l'altro perché Daisuke Igarashi ha pubblicato un'altra storia molto bella. Sì. Lui fa delle storie bellissime. Questo proprio per tornare al discorso che non è tanto il disegno che fa la differenza quando tu vuoi diventare un fumettista. Sì, il disegno magari può avere la sua componente, ma non è solo quello, è la scelta registica,
sono le inquadrature, sono gli sfondi, sono mille cose sono. E lui è bravissimo, fa delle storie stupende. E in Giappone è già uscita un'altra storia molto bella, è già pure finita. Ma che bello questo! È già pure finita. Qui in Italia ancora non è uscita. Io sto incrociando le dita, speriamo che uscirà. Perché ho paura che non possa che possa non uscire, perché questo manga non è andato molto bene. Perché non viene considerato manga? Non è andato molto bene perché i ragazzi lo snobbano quando vanno in fumetteria. No, ragazzi, è veramente bella la storia. Lo vedono, aprono, vedono questo e dicono ma questo qua è brutto, ma che... Si soffermano proprio sulla soglia della porta e non sanno che cosa si perdono. Però questo mangaka addirittura ha vinto, è scritto qua dietro, opera vincitrice dell'Excellence Prize nell'edizione del 2009 del Japan Media Arts Festival, 2 nomination al prestigioso premio Tezuka. Ok? Cioè non è l'ultimo arrivato, questo è molto conosciuto in Giappone, è sconosciuto qua perché chiaramente noi abbiamo quest'idea del tutto distorta che il manga è solo questo. Ok? Solo questo qui che rispecchia i canoni, quelli lì tipici dei manga che conosciamo noi, ma non è così. Manga significa fumetto. Ed è quello. Chiaramente il manga è il fumetto che viene dal Giappone. Esatto, ragazzi, un'altra cosa che dovete sapere, più che altro perché non si sa, in Asia i fumetti sono cresciuti parallelamente. Quindi il fatto è questo, è che ogni nazione ha dato il nome al proprio fumetto. Quindi, come dicevo, c'è il manga, c'è il manhwa, sia coreano che cinese, ma ci sono i comics filippini, capito? Questo è il fatto. Il problema italiano è che nascendo adesso, il fumetto italiano che si ispira a quello giapponese, non ha un suo nome. E quindi lo chiamiamo manga, però... La cosa più sensata, rispettando questa storia, è quella di trovargli un nome. Io il nome gliel'avrei dato. No, ti prego! Allora, mi sono messo un giorno a cercare il nome del manga italiano, perché ho detto, cavolo, qui dobbiamo trovare un'identità, ok? Allora, in Giappone si chiama manga, in Corea si chiama manhwa, e anche in Cina si chiama manhwa, però... In Corea manhwa con la W. In Cina manhwa con la U, con la H e la U. In Italia vi propongo questa cosa. Adesso ditemi se vi piace. Se vi piace, la sponsorizziamo nel nostro canale. Facciamo diventare la parola del fumetto italiano. No, ragazzi, dai, abbiamo un contest, veramente. Troviamo il nome del fumetto italiano che si ispira a quello giapponese, va bene? Ok, no, sentiamo, ve lo dico il suo. Io. Manita. Che poi manita, il problema è che vuol dire mano in spagnolo. Ho capito, ma che c'entra quello? Però manita perché è man e ita, se no manta, mania. E beh, dà pure questa cosa, la mania, pure con l'accento sulla i, mania. Vabbè, scrivetemi che ne pensate. No, veramente, ragazzi, fatele anche le vostre proposte, no. Dai. Io mi sono messo in testa, in quanto youtuber del disegno di YouTube Italia, di trovare il nome del manga italiano. Non si deve chiamare manga, si deve chiamare man e qualche cosa che ha a che vedere con noi. Sì. Man spaghetti. Ragazzi, qualcuno che ha studiato latino, tiri fuori qualche parola, ma dai. Basta questo latino. Ma che è questo latino? Te non l'hai studiato. Smettila, guarda questo. Non ci hai perso manco un giorno a studiare latino. Manex. Dai, magna. Ragazzi, bravo, amore. Bravo Emanuele, magna è bello, dai. Oh, ok. Ok, ragazzi, io mi sono stufato. Non è che ti sei stufato, è che sono 9 e dobbiamo cenare, penso anche voi. Dai, no, scherzo. Ragazzi, sì, andiamo a mangiare, scusate. Basta. Comunque, oggi abbiamo analizzato pochi. Poi ci rifaremo la prossima settimana. Guarda, ci rifaremo la prossima settimana. Scegliamo un tema più breve.
Quindi diamo la maggior parte, dedichiamo la maggior parte del tempo ai vostri disegni, scusate. Però il fatto è questo, è che veramente eravate in tanti a chiedere info su come pubblicarli. E devo dire che ci sono veramente tanti ragazzi che stanno pubblicando le loro tavole nella community e che meriterebbero di essere pubblicati. Per quello spero di esservi stato d'aiuto. Sì, anche io. Comunque state tirando fuori. Mangita, mandolino, manpizza, oddio mio. Manubrio, ma perché manubrio? Manovella, ho capito, ma meglio che chiudiamo perché qui stiamo a cominciare a sclerare. Granita, ma è granita, ma che c'è? Frita, frita, dai. Non è possibile. Era carino comunque. Allora, ragazzi, facciamo così. Veramente andiamo a mangiare che qua abbiamo bisogno di carboidrati. Sì, zuccheri. Compito per la prossima live. Ci dovete dire il nome originale del manga italiano, ok? Manghita. Mo sta uscendo di tutto. Veramente, cercatelo, studiatevi durante questa settimana e la prossima settimana dobbiamo trovare il nome ufficiale del manga italiano. Sì, okay? Perché tra l'altro, un'ultima cosa, il brand, no? Pensate a una qualsiasi marca. Se voi avete qualcuno vi dice il nome di una marca, no? Pensate a tutto quello che è inerente a quella marca. La stessa cosa deve essere il manga italiano. Nel momento in cui noi gli troviamo un nome, allora automaticamente le persone penseranno a quei fumetti più belli, no? Abbiamo fatto il nostro brand, quindi dai! Allora, Mangherita, Mattonella, Maria, Manuela, Mafia. Chiudiamo con Mafia, ragazzi. Dai! Un saluto da Marinetta Matta, Serena e da Serena. Ciao ragazzi, alla prossima!